Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Qual è la persona saggia? Probabilmente è quella che, se ha preso una strada sbagliata, se ne accorge e ha il coraggio di tornare indietro per prendere quella giusta. È di questo avviso la breve parabola che il Signore ci consegna in questa domenica. Ora, dal momento che le parabole servono a Gesù per spiegarci chi è Dio, come la pensa, come si comporta, ecco la conclusione. Dio, nostro Padre, guarda più ai fatti che alle parole. Gli interessa più la sostanza che l'apparenza. È contento di vederci riuniti la domenica perché ogni padre è contento di incontrare i suoi figli. Gli fanno piacere le parole di fiducia che gli diciamo, che cantiamo. Ma è sempre da lunedì al sabato poi che si vede se erano vere, sincere, affidabili. Dio nostro Padre è così saggio e fiducioso che non ci condanna se ai suoi inviti, invece che sì, rispondiamo no. Sopporta con pazienza i nostri voltaspalle, sa benissimo che col tempo possono diventare dei sì. Purtroppo ci sono persone così piene di sé che vanno avanti imperterrite anche se sanno che la strada intrapresa è sbagliata. Ritengono umiliante cambiare idea, mentalità, riconoscere il loro errore. Eh sì, è questione di umiltà, in fondo. Senza umiltà si può anche andare avanti dritti, sì, ma nel burrone. Troppi pensano che l'umiltà sia atteggiamento da deboli, da gente senza filo della schiena. No, affatto. Dio, che è più grande di tutti i grandi, ha molta esperienza di umiltà. Ce lo ricorda San Paolo in questa domenica. Fratelli, non fate niente per rivalità o per vanagloria, comportatevi con umiltà. E a questo riguardo guardate Gesù, lui, pur essendo Dio, non lo ritenne affatto un privilegio esclusivo, anzi, si svuotò di tutta la sua grandezza e si fece servo. Sì, Dio in Gesù si è fatto una notevole esperienza di umiltà. È indice di vera grandezza l'umiltà, di equilibrio, di sapienza. Chi non sa essere umile non è perché è grande, è semplicemente stolto. Chi non accetta di ravvedersi non è perché è forte, è perché ha paura di cambiare. Ma chi ha paura di cambiare ha paura di vivere. E qual è il criterio per capire se si cammina sulla strada giusta oppure su quella sbagliata? Ne conoscete uno più affidabile del Vangelo, più sicuro della volontà di Dio? L'umiltà ci rende duttili, malleabili ai cambiamenti buoni che Dio vuol realizzare in noi. La superbia e la testardaggine invece fanno di noi dei fossili che nulla e nessuno potrà mai cambiare. Non è meglio restare vivi e duttili nelle mani di Dio anziché diventare dei fossili? Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.